Un gol di Torchia al 69esimo consente allo Skill Legion di andare a vincere 1-0 a Staretti e di mantenere i 9 punti di distacco sulla seconda in classifica. Seconda in classifica che rimane il Real Cropani, che batte con un secco 4-0 il Real Janò e mantiene così un punto di vantaggio anche sulla terza in classifica, il Goodfellas di Catanzaro, che nell'anticipo di sabato ha battuto nel derby la Kennedy per 4-2. Vince anche il Real Soveria Simeri, che batte 4-2 un Città di Soverato che non riesce a recuperare dei punti alle prime in classifica e rimane adesso a ridosso della zona playoff a 14 punti. Viene anche quindi in questo caso scavalcato proprio dal Real Soveria Simeri. Rimane al 15 punti invece la Vigor, che ha osservato il turno di riposo nella prima giornata anche in questo caso del girone di ritorno, anche in questo girone D della terza categoria per il settore, per la delegazione di Catanzaro, quindi è cominciato il girone di ritorno. E per il resto dobbiamo segnalare soltanto la vittoria, come dicevamo, quindi tutte le squadre che erano in testa, che sono in testa alla classifica, hanno vinto, e mentre l'unica che è andata a vincere in trasferta è appunto lo Skill Legion, le altre hanno segnato tutte e quattro gol e tutte in casa con le squadre che seguono in classifica.